Solo un'altra missione di routine. Perché lo dicono sempre prima di una missione? Certo che è di routine, non hai ancora fatto niente. È tutto quello che si verifica lungo la strada, le scelte che compi, le vie intraprese. È questo che trasforma la routine in qualcos'altro. Naturalmente è così che è iniziata. Una missione di routine. Rispondere a una richiesta di soccorso. E guarda in cosa ci siamo cacciati. Stavamo collaudando la Normandy, la nuova nave del capitano Anderson, quando giunse la richiesta di soccorso. Una pattuglia dell'Alleanza su Eden Prime era sotto attacco. Avevano visto qualcosa che non riuscivano a spiegare. Di qualunque cosa si trattasse, era qualcosa di grosso. Sbarcai insieme al mio tenente, Kaidan Alenko. Un bravo ragazzo, leale, corretto, dotato di poteri biotici. Incontrammo l'unica superstite della pattuglia, l'artigliere capo Ashley Williams, un soldato fino al midollo, tosta, disciplinata, pronta ad affrontare qualsiasi cosa. Ashley si unì a noi e ci guidò verso il punto in cui aveva perso la sua squadra. Fu allora che la vedemmo, la nave, diversa da tutte le altre, era enorme. Bruciò il terreno circostante quando decollò. Seguimmo il suo sentiero di distruzione fino a un manufatto, una sonda lasciata da una specie estinta da secoli di nome Protean. Gli scavi della colonia l'avevano riportata alla luce e chiunque li avesse attaccati aveva cercato di rubarla. Il capo artigliere Williams fece l'errore di avvicinarsi troppo. La sonda la colpì con un qualche tipo di energia, la afferrai e la lanciai lontano. E fu allora che mi colpì, forte. Ogni muscolo del mio corpo si tese al massimo e vidi qualcosa, una visione, un sogno, un incubo. Quando mi risvegliai, eravamo già a metà strada per la cittadella, diretti a incontrare il consiglio. Dovevo spiegare loro cos'era successo. Anderson mi raggiunse e lo stesso fece Udina, il nostro rappresentante politico sulla cittadella. Con questi due pezzi grossi speravo di convincere il consiglio che la nave che avevamo visto era una potenziale minaccia, così come lo era l'individuo dietro agli attacchi. Il sospettato principale per il massacro di Eden Prime era uno spettro Turian di nome Saren. Era stato visto da uno dei superstiti della colonia di Eden Prime. E alcune prove suggerivano che la nave fosse collegata a lui. Ma persino le aspre accuse di Udina non furono sufficienti a convincere il consiglio. Non potevano credere che uno degli elitari spettri scelti da loro potesse macchiarsi di un simile delitto. Avevano bisogno di prove, il che significava che dovevo trovarle. Fortunatamente non ero solo nella mia ricerca. Garrus, un altro Turian, voleva aiutarmi. Era uno dei migliori agenti della sicurezza della cittadella. Nonostante avesse ricevuto l'ordine di non immischiarsi, mi disse di avere dei sospetti su Saren, alcune piste interessanti, e cosa più importante, era disposto a condividerle con me. Così arrivammo a Vrex, il cacciatore di taglie Krogan più grosso e minaccioso che io abbia mai visto. Si rivelò più di un semplice bruto. Furono le sue informazioni a condurci da un fuggitivo con prove incriminanti per Saren. Il fuggitivo si rivelò essere una piccola ed energica Quarian di nome Tali. Esperta nella tecnologia e nella violazione dei sistemi, si era procurata alcune informazioni su Saren, prove della sua colpevolezza. Le prove di Tali dimostrarono che Saren era responsabile del massacro di Eden Prime e che l'enorme nave che avevamo visto era in realtà la sua ammiraglia. Ma c'era ben altro. Saren stava cercando di richiamare una specie di macchine senzienti dallo spazio oscuro. Si dice che 50.000 anni fa questi razziatori avessero annientato tutte le forme di vita, compresi i Protean. Questo spiegava perché Saren avesse cercato la sonda e dava un senso alle mie visioni, ma non molto altro. Non riuscimmo a convincere il consiglio della minaccia dei razziatori, ma riconobbero che Saren andava fermato. Lo privarono del suo rango di spettro e mi concessero l'onore di diventare il primo spettro umano. Il mio primo incarico? Eliminare Saren. Anderson decise di restare indietro, consegnandomi la sua nave, la Normandy. Mi disse che ne avrei avuto più bisogno io. Inoltre mi suggerì una direzione. Liara, un'esperta dei Protean, abile biotica e, cosa più importante, figlia di Benezia, luogotenente di Saren. E come tutte le Asari, tanto bella quanto intelligente.
Liara mi aiutò a decifrare alcune delle visioni inviatemi dalla sonda. Niente di concreto, ma mi fornirono alcuni indizi e un nuovo apprezzamento verso Lazari. La sua tecnica per accedere alle mie visioni era inaspettata, ma per niente sgradevole. Ashley era un po' preoccupata per il legame che condividevo con Liara. In quanto comandante sapevo che entrambe le relazioni avrebbero potuto interferire con la missione. Decisi di mantenere un giudizio imparziale e di concentrarmi sul nostro obiettivo, trovare Saren. Grazie all'aiuto di Liara avevamo la pista successiva. Ci portò a incontrare sua madre in Venezia. Saren l'aveva stanziata su Noveria, un pianeta ghiacciato posseduto e gestito da corporazioni fuori legge. Saren aveva asservito la regina di una pericolosa specie di creature insettoidi, i Rachni. Aveva ordinato alla madre di Liara, Venezia, di usare la stessa tecnica che Liara aveva usato su di me per ottenere informazioni dalla regina dei Rachni. I droni della regina erano ovunque e non erano felici. Dovemmo aprirci la strada da centinaia di Rachni per raggiungere Venezia. Giunti sul posto, Saren era già partito con le informazioni. Cercai di ragionare con Venezia, ma Saren l'aveva indottrinata. In qualche modo aveva acquisito l'abilità di controllare le azioni e la volontà delle persone. Venezia non volle arrendersi e Liara fu costretta a veder morire la madre tra le sue braccia. E io mi ritrovai a dover gestire una regina dei Rachni infuriata e pericolosa. Sosteneva che il suo popolo non ci avrebbe fatto alcun male se l'avessi liberata, ma in passato i Rachni avevano terrorizzato la galassia. Non potevo farlo. Non avrei condannato un'intera specie per i peccati del passato. E la regina mantenne la parola data. Se ne andò, portando con sé il suo esercito di droni. Con la morte del luogotenente di Saren, questi stava rapidamente esaurendo il tempo e i nascondigli. Lo raggiunsi nella sua base su Virmair, ma presto scoprimo che non era soltanto una base operativa, era una struttura riproduttiva. Saren stava generando un esercito di Krogan. Aveva trovato una cura per la genofagia, una malattia inflitta ai Krogan per impedirgli di moltiplicarsi e di conquistare la galassia. Ma i Krogan generati da Saren erano degli schiavi, bestie prive di volontà che obbedivano a lui. Dovevo distruggere la base e la ricerca. Vrex dissentì violentemente. Vrex voleva ottenere la cura per la genofagia e salvare il suo popolo. Io invece volevo che mi aiutasse a distruggerla. E gli spiegai che quei Krogan non erano veri. Ma lui non ne volle sapere. Fortunatamente Vrex era più furbo di quello che sembrava. Capì che non era questa la via per salvare il suo popolo. E che Saren era la vera minaccia. Quando raggiungemmo il cuore della base, capì che Saren era prossimo a completare il suo piano. Stava già comunicando con un razziatore, la Sovereign, la nave che pensavamo fosse soltanto una nave. Mi parlò e capì che era una minaccia per tutti i viventi. Quello che non capivo è perché Saren le obbedisse. Non c'era tempo per riflettere. La Sovereign sapeva dove eravamo. Dovevamo distruggere la base e fuggire. Divisi il mio equipaggio in due squadre, mandando Ash con una e Kaidan con l'altra per distrarre i nemici. Avevamo una testata nucleare e intendevamo usarla. Prima che potessimo detonare la bomba, arrivò Saren. Lottammo. Guadagnai tempo per la mia squadra e parlandogli capii la verità. Non era stato Saren a indottrinare tutti. Era stata la Sovereign. Il razziatore. E l'influenza su Saren era la più profonda. Cercò di convincermi che aveva ancora il controllo. Disse di aver trovato un modo di ridurre l'influenza del razziatore, ma si illudeva. Oppure credeva alle menzogne della Sovereign. Prima che potessi convincerlo a smetterla, fuggì, lasciandomi soltanto pochi secondi per salvare i miei compagni di squadra. Ci provai, ma non fui abbastanza veloce. Potevo salvare soltanto uno di loro. Kaidan era un bravo uomo e un grande soldato, ma dovevo scegliere. E scelsi Ash. Era l'ultima volta che Saren mi sfuggiva. Sapevo che al nostro prossimo incontro uno di noi sarebbe morto. Con la mia squadra quasi intatta, inseguimmo Saren e il suo esercito fino a Ilos, un pianeta sperduto che un tempo apparteneva ai Protean. Mentre ci preparavamo ad affrontare uno scontro disperato, parlai al mio equipaggio. Eravamo soltanto una nave contro il crescente esercito di Saren. Contro ogni probabilità, giurai che li avremmo sconfitti.
Non potevo dirlo a nessuno, ma avevo i miei dubbi. Lasciare indietro Kaidan aveva temprato la mia determinazione, ma aveva anche rivelato un punto debole nella mia corazza. Quanti altri amici e alleati avrei dovuto sacrificare per fermare Saren? Arrivammo su Ilos poco dopo Saren. Sbarcati sul pianeta, scoprimmo un database Protean che mi aiutò a rimettere insieme gli ultimi pezzi della mia visione. 50.000 anni fa erano giunti i razziatori, e ogni 50.000 anni prima di allora. Ogni volta avevano eliminato ogni forma di vita dalla galassia. I Protean avevano combattuto ed erano morti, come ogni altra specie prima di loro. Ma alcuni erano sopravvissuti abbastanza a lungo da lasciarci un dono da Dio. Avevano scoperto che la cittadella era la chiave per controllare i portali galattici. Sabotando la cittadella avevano trovato il modo di chiudere i portali per lo spazio oscuro. Rallentando il ritorno dei razziatori, ci avevano concesso il tempo che ci occorreva per trovare una soluzione definitiva al problema. Saren lo sapeva. Intendeva guidare il suo esercito e prendere il controllo della cittadella, ristabilendo i portali per lo spazio oscuro e richiamando i razziatori per distruggerci tutti. Lo seguimmo nella cittadella. Era ancora intatta, ma gravemente danneggiata. Aveva colto di sorpresa la flotta del Consiglio, che si stava ancora riorganizzando. Con la Sovereign come ammiraglia, le speranze di riprendere la cittadella con un contrattacco erano scarse. Ma la fuga di Saren era finita. E così il mio inseguimento. Mentre la flotta dell'Alleanza e della cittadella combattevano l'esercito di Saren nello spazio circostante, io affrontai il Turian traditore nella torre della cittadella, mettendolo con le spalle al muro. Morì convinto che i razziatori l'avrebbero salvato. Mentre combattevo per riprendere il controllo della cittadella, l'ammiraglia del Consiglio, la Destiny Ascension, si ritrovò sotto attacco nemico. Nonostante la morte di Saren, la Sovereign e il suo esercito continuavano a combattere. Il Consiglio era a bordo della Destiny Ascension e chiedeva aiuto, ma sapevo che per aiutarli avrei dovuto mettere in pericolo la flotta umana dell'Alleanza. Il Consiglio doveva essere salvato. Esso rappresentava i cuori e le menti della comunità galattica. Senza di essi, la flotta sarebbe caduta nel caos. Anche con la cittadella sotto controllo, Saren sconfitto e la Normandy a capo della flotta galattica congiunta, la battaglia contro la Sovereign, un singolo razziatore, fu una vittoria difficile. Alla fine avemmo la meglio, ma il prezzo pagato fu immenso. Il prezzo pagato fu immenso. Sebbene l'impresa dell'umanità durante la guerra le fosse valso il suo primo seggio nel Consiglio, si trattava di una vittoria vana. I razziatori erano ancora là fuori. Sapevo che la guerra non era finita, ma avendo guidato la lotta contro Saren, mi vennero assegnate nuove responsabilità. Dovetti scegliere il primo consigliere dell'umanità. Da una parte, Udina, l'esperto politico spietato e ambizioso. Avrebbe potuto facilmente superare i tranelli politici che gli sarebbero stati tesi. Dall'altra parte, il capitano Anderson, il soldato di carriera, severo ma onesto, un amico di cui avrei potuto fidarmi. A modo loro, erano entrambi grandi capi. Anderson non voleva la carica, il che significava che era perfetto. L'ambizione non l'avrebbe corrotto. La guerra era finita, la minaccia passata. Col tempo il Consiglio si sarebbe ripreso. La cittadella sarebbe stata riparata. Anche il dolore degli amici perduti sarebbe sbiadito. Ma niente di questo aveva importanza con i razziatori in agguato. Se erano tutti potenti come la Sovereign, dovevamo trovare il modo di fermarli. Io dovevo trovare il modo. Radunai il mio equipaggio, presi la mia nave e mi misi alla ricerca di risposte. Ufficialmente il Consiglio dichiarò che mi erano state assegnate operazioni di epurazione, sgominare ciò che restava dell'esercito di Saren. Solo un'altra missione di routine.